Tragedia sul lavoro a Velletri, operaio muore folgorato. Pasqua sicura, i carabinieri controllano oltre 1000 auto, un solo verbale. Posti di blocco e verifiche in spiaggia, la polizia locale di Anzio in azione. Covid, nuovi casi positivi sia ad Anzio che a Nettuno. Inaugurato oggi il sottopasso di Casello 45. Riapre il mercato settimanale di Nettuno, sempre necessaria la massima prudenza. Progetto Libreria Sociale ad Anzio, la prima iniziativa di Book Crossing. Salve amici di IanTV e ben ritrovati con l'edizione locale del TG. Cominciamo subito con le notizie, purtroppo con una notizia tragica. Tragedia sul lavoro a Velletri, un operaio di Terracina è morto folgorato. Tragedia sul lavoro a Velletri, operaio muore folgorato. Dramma sul lavoro a Velletri, dove mercoledì 7 aprile un operaio 45enne originario di Terracina è deceduto durante alcuni lavori alla fibra ottica. Era alla guida di un'autogru e sembra che stesse spostando del materiale quando il braccio esteso ha toccato i cavi dell'alta tensione. Per il 45enne, nonostante l'intervento dei soccorritori, non c'è stato nulla da fare. Sarebbe deceduto sul colpo a causa della violenta scarica. Sul posto presenti polizia 118 e ispettorato del lavoro per ricostruire la dinamica della tragedia. Durante le feste di Pasqua i carabinieri controllano oltre 1000 vetture, solo un verbale. Oltre 1000 le vetture controllate dai carabinieri di Anzio e Nettuno durante le feste di Pasqua. Verifiche in tutti i luoghi a rischio come i parchi, le piazze, le vie principali, le zone di confine intercomunale, tanta pazienza, pattugliamenti a piedi e un solo verbale. Questo è il bilancio dei militari dell'arma che hanno monitorato con molta attenzione il litorale da Ardea a Nettuno, passando per Anzio, un dispiegamento di uomini e mezzi notevolissimo che non è passato inosservato. I cittadini, è importante dirlo, hanno avuto un comportamento esemplare durante le feste, pochissime le persone in giro, strade vuote, parchi vuoti e nessun assalto alle spiagge nonostante il bel tempo di domenica e lunedì. Un solo verbale per il mancato rispetto delle normative anti-Covid, un risultato davvero ottimo per un territorio presidiato per 72 ore in maniera massiccia. I controlli continueranno nei prossimi giorni con particolare attenzione nei fine settimana. Parliamo ancora delle feste pasquali, tanti controlli della polizia locale, corretti comportamenti dei cittadini, nessun verbale. Tanti controlli, posti di blocco, verifiche sugli spostamenti nelle piazze e sulle spiagge, nessun verbale. Questo è il bilancio dei controlli previsti per le feste di Pasqua da parte della polizia locale di Anzio, guidata dal comandante Antonio Arancio. I cittadini e anche i proprietari delle seconde case hanno avuto un comportamento sostanzialmente corretto. Poche le persone in strada, zero traffico e spiagge e parchi vuoti. Gli operatori di polizia per una volta hanno potuto constatare come le indicazioni di sicurezza per le feste siano state rispettate dai cittadini, probabilmente anche per la gran voglia di tornare al più presto ad una vita normale priva dei rischi legati al coronavirus. Parliamo dell'emergenza Covid, aumentano i casi positivi ad Anzio e Nettuno, i sindaci raccomandano la massima prudenza. Sono 4 nuovi casi di coronavirus registrati a Nettuno, tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Si registrano anche 11 guarigioni. Gli attualmente positivi sono 271, di cui 14 ospedalizzati. Ad Anzio i cittadini attualmente positivi al coronavirus sono 347, rispetto ai 333 della scorsa settimana, con 22 ricoverati presso strutture ospedaliere. I sindaci di Anzio e Nettuno raccomandano sempre ai cittadini di rispettare scrupolosamente le misure per la prevenzione del virus. È stato inaugurato oggi il sottopassaggio di Casello 45, il sottovia chiuso dal 2016. È stato inaugurato oggi, giovedì 8 aprile, il sottopasso ferroviario di Casello 45, un'opera attesa dai cittadini dal 2016, iniziata ufficialmente nel 2017, che avrebbe dovuto avere come scopo l'agevolazione della circolazione degli automobilisti, eliminando le interminabili file che si andavano a formare nei pressi del semaforo. Oggi, finalmente, dopo numerosi problemi che ne hanno impedito l'apertura nel corso degli anni, il sottopassaggio Casello 45, unico collegamento tra la Nettunense e Aprilia, viene reso agibile.
Presenti all'inaugurazione, avvenuta attorno alle 10.30, il delegato alla tutela dell'ambiente della città metropolitana di Roma Capitale, Marco Tellaroli. Presenti anche Carlo Caldironi, consigliere responsabile alla viabilità di Città Metropolitana di Roma, il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Nettuno, Mauro Rizzo, e i sindaci di Anzio e Nettuno, Candido De Angelis e Alessandro Coppola. Alla presenza di molti cittadini e degli abitanti delle zone limitrofe presenti all'inaugurazione, il sindaco di Nettuno ha effettuato il taglio del nastro al sottovia. Queste le parole del sindaco Coppola. Io capisco tutte le posizioni, conosco il disagio che hanno sopportato gli abitanti residenti di questo quartiere, però in questo momento io riesco soltanto a guardare la cosa bella, nel senso che finalmente dopo 4 anni si riapre questo sottopasso. Assente invece il sindaco di Aprilia, Antonio Terra, che non ha voluto prendere parte agli eventi definiti nel suo comunicato eventi passerella, sostenendo che non c'è nulla da festeggiare e vantarsi. Riapre il mercato settimanale di Nettuno dopo essere stato chiuso per diverse settimane, data l'emergenza Covid. Ci troviamo a Nettuno, dove alle mie spalle si sta svolgendo il mercato settimanale di Nettuno. Il mercato infatti era stato sospeso da molte settimane proprio a causa dell'emergenza coronavirus. Resta comunque necessaria la massima prudenza e il senso di responsabilità di tutti. I contagi sono finalmente in discesa ed è un trend che deve essere confermato se si vuole davvero a breve porre fine alle tante limitazioni previste dalla zona arancione. Ad Anzio, la prima iniziativa di Book Crossing con il progetto Libreria Sociale. Prima iniziativa di Book Crossing nella città di Anzio. Si tratta di un vero e proprio baratto privo di qualsiasi finalità di lucro, dove lo scopo è quello di favorire la circolazione dei libri, evitando che vadano dimenticati o dispersi. In questo modo, chi non è più interessato a conservare un libro può donarlo o scambiarlo con un altro che troverà nella libreria sociale. Ai nostri microfoni è intervenuto Francesco Novara, ideatore dell'iniziativa. La libreria sociale è un'iniziativa che è stata promossa dalle associazioni ASCI, APS, l'Associazione Sociale Consumatori. È un'iniziativa che è nata 4 anni fa, e una delle tante iniziative promosse da questa associazione. E lo scopo in qualche modo è quello di evitare di disperdere i libri sostanzialmente che non vengono più utilizzati, e quindi dare un po' un impulso alla lettura di questi libri. È una vera e propria iniziativa di Book Crossing, quindi noi raccogliamo questi libri che ci vengono offerti. Abbiamo creato una libreria che al momento è circa 1 migliaio di libri, poco più di 1000 libri, e questi libri possono essere poi scambiati da coloro che vengono e sostanzialmente barattano questo di fatto con un proprio libro, quindi lasciano un libro e ne prendono un altro. L'iniziativa è completamente gratuita, quindi non ha costi d'adesione alle associazioni, non ha costi per i libri, nessun tipo di costo. Le persone possono venire lì e sostanzialmente prendere un libro scambiando con un altro. Stiamo creando anche una piccola sala di lettura, e per questo abbiamo attivato una raccolta fondi per in qualche modo aiutarci a sostenere tutte le spese, considerando che le associazioni sono APS, quindi non hanno di fatto le entrate, si basano sostanzialmente su quelle che sono le erogazioni liberali da parte delle persone che le sostengono. Ricordo, il posto è a Largo Venezia 18, al momento siamo aperti 3 giorni a settimana circa, con la disponibilità che ci danno i volontari. L'idea sarebbe anche quella di riuscire a stare aperti più giorni, soprattutto sabato e domenica, dove magari le persone hanno più tempo per recarsi e stare lì a consultare i libri. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per averci seguito e vi rimando alla prossima edizione del TG Locale.
te, ogni giorno. Sono l'Italia innovativa, che ricostruisce su basi più solide. Sono l'Italia produttiva, che non si ferma mai. Sono l'Italia solidale, che non lascia indietro nessuno. Sono l'Italia accogliente, che valorizza le sue eccellenze. Sono l'Italia caparbia, che vuole vincere insieme a te. Con i BTP Futura sostieni il paese e la campagna di vaccinazione e dai forza al tuo domani. Sottoscrivili dal 19 al 23 aprile. BTP Futura, perché l'Italia cresce con te.